Canto 11. Arrivammo sopra l'estremità di un'alta collina, formata da una grande frana di rocce rotte lungo una parte del settimo cerchio, e così riuscimmo a vedere dall'alto una gran folla di anime ancor più crudelmente tormentate. Qui, per l'eccesso del fetore che quell'abisso esalava, indietreggiammo istintivamente, accostandoci un poco al coperchio di una grande tomba, dove io vidi una scritta che diceva: «Io guardo Papa Anastasio, che fu tolto dalla retta via da Fotino». «Conviene scendere lentamente, così da abituarci un poco a questo tremendo fetore, e poi vedrai che lo sentiremo di meno». Così disse il maestro, ed io gli risposi: «Ti prego, cerca allora di dirmi qualcosa di importante e di utile, affinché il tempo non passi inutilmente senza frutto». Ed egli iniziò a dire: «Figlio mio, sappi che io penso anche a questo, cioè a non perdere tempo. Oltre quelle pietre franate che circondano la nostra ulteriore discesa, ci sono altri tre cerchi, il settimo, l'ottavo ed il nono, che sono un poco più piccoli, perché degradano così come i sei cerchi che hai già lasciato. Sono tutti pieni di spiriti maledetti, ma finché dopo ti basti solo guardare senza chiedere, ricorda che più scenderai nelle profondità infernali e più gravi saranno i peccati che laggiù vedrai puniti. Ed ora senti come e perché questi spiriti sono stipati in questi cerchi. Dunque, nei primi cerchi fuori dalla città di Dite sono puniti i peccati di incontinenza, cioè quelli che non comportano un'effettiva volontà di nuocere, di fare del male agli altri. Poi, a sé, nella città di Dite sta l'eresia. Quindi vengono i peccati di malizia, i quali comportano invece la consapevolezza, la vera e propria premeditazione di violare le leggi divine ed umane, cioè i nostri doveri verso Dio, verso noi stessi e verso il prossimo. Peccati voluti, quindi, desiderati con la ragione, la cui natura provoca il male degli altri, al contrario di quelli precedenti, che in fondo fanno male solamente a coloro che li commettono. Il peccato di malizia, che è odioso in cielo, produce l'ingiuria, cioè violazione del diritto, offesa al decoro ed all'onore altrui. Tale peccato nuoce e si attua in due modi: o con la forza e la violenza, che è propria del leone, o con la frode, che è propria della volpe e che è ancor più odiosa. Quindi la malizia sta alla base sia della violenza che della frode. Entrambe sono contro l'uomo, ma poiché la frode è ragionamento e malvagità ed è propria dell'uomo, essa dispiace a Dio ancor più della violenza. È per questo quindi che i fraudolenti sono più in basso nell'inferno e gli assale maggiormente il dolore e soffrono di più. Quindi il primo cerchio dei prossimi tre, il settimo, è tutto pieno di violenti. Siccome però quando si fa violenza, si può far violenza a tre persone, e cioè contro Dio, contro se stessi e contro il prossimo, il cerchio è a sua volta diviso in tre gironi, che sono particolari zone del cerchio stesso, ma che nell'insieme costituiscono una sola unità. Quindi, voglio dire, si può far violenza verso Dio, verso se stessi e verso il prossimo, e si può far violenza verso queste tre persone direttamente, oppure anche verso le loro cose, i loro beni, così come capirai meglio da un ragionamento più ampio e profondo. Verso il prossimo si possono provocare morte violenta e dolorose ferite, ruberie, estorsioni ed infiniti balzelli si possono provocare invece verso le sue cose. Pertanto, assassini e tutti coloro che hanno ferito con malizia, i colpevoli di distruzioni, i ladri, tutti questi sono tormentati nel primo girone del settimo cerchio. Suddivisi per gruppi o schiere,
secondo la loro specifica colpa. Poi l'uomo può essere violento verso se stesso, uccidendosi, o essere uno scialacquatore, che è peggiore del prodigo, perché comporta in sé una volontà di distruzione e quindi una sorta di ingiuria e di grave offesa verso la sua stessa persona. Per questo nel secondo girone del settimo cerchio ci sono coloro che inutilmente si pentono di essersi tolti la vita, di aver sperperato al gioco e distrutto i loro averi, ed anche coloro che nel mondo hanno pianto quando avrebbero dovuto essere felici. Infatti, il non essere felici quando gli uomini possono esserlo è in fondo anche questa una violenza contro se stessi. Si può infine essere violenti contro la divinità, negando Dio nel cuore, oppure bestemmiandolo e disprezzando la sua bontà divina. E questo è il peccato più grave, e coloro che si sono macchiati di questa colpa sono stipati nel terzo e più piccolo girone del settimo cerchio, che segna con il suo marchio i peccati più gravi dell'intero settimo cerchio. Lì sono relegati i sodomiti e lussuriosi, gli usurai e quindi i bestemmiatori. Poi nell'ottavo cerchio c'è la frode, che comporta l'uso della ragione e della volontà e pertanto la coscienza di compiere il male. Essa, generatrice di rimorso, si può usare verso colui che si fida oppure contro colui che non ha fiducia o motivo di averne. Frodare colui che non si fida distrugge comunque il vincolo dell'amore naturale, la stima e la fiducia che un uomo porta verso un altro uomo. Questo peccato è quello che più comunemente si intende come la colpa più tradizionale dei fraudolenti, mentre la frode verso chi ha motivo di fidarsi è il tradimento. Pertanto, nel secondo dei tre successivi cerchi, cioè l'ottavo, si annidano gli ipocriti, gli adulatori, i maghi e gli indovini, i falsari, i ladri, i simoniaci, i ruffiani, i barattieri e simile lordura, come i falsi consiglieri ed i seminatori di scandali, tutti peccatori che sono a loro volta inseriti entro le varie bolge. Dobbiamo però considerare che mentre frodare chi non si fida distrugge in pratica soltanto l'amore naturale e la stima che un uomo porta verso un altro uomo, con il tradimento, e cioè con la frode verso coloro che hanno motivo di fidarsi, con il tradimento, e cioè con la frode verso coloro che hanno motivo di fidarsi, si compromette invece anche la fiducia verso l'umanità e si uccide quell'amore che si aggiunge e che crea speciale fiducia negli uomini, e cioè l'amicizia, inasprendo l'animo verso la vita e creando odio, diffidenza e tanto rancore. Dunque i traditori sono tormentati più violentemente, in eterno, nel cerchio più stretto, il terzo dei tre cerchi, cioè il nono cerchio, che è il punto centrale della terra in cui sta anche Lucifero. Maestro, il tuo ragionamento procede molto chiaramente e spiega assai bene questo baratro, questo triste luogo e le anime che lo popolano. Ma dimmi ancora, i peccatori della fangosa palude, gli iracondi e tutti gli altri, quelli che trasporta via il vento infernale come i lussuriosi ed i golosi sotto la pioggia battente, e gli avari ed i prodighi che si scontrano terribilmente fra loro insultandosi, perché essi non sono tutti puniti dentro la città di Dite, se sono così in odio a Dio? E se Dio non li ha così in odio, allora perché sono puniti tanto duramente? Perché la tua intelligenza devia così tanto dalla realtà? Il tuo ragionamento dove vuole arrivare? Non ti ricordi di quelle parole con le quali l'etica di Aristotele, da te tanto ampiamente studiata, tratta delle tre disposizioni al peccare? Tanto detestate dal cielo, alle quali si possono far risalire tutti i peccati, e cioè l'incontinenza, la malizia e la pazza bestialità? E non capisci allora che in fondo l'incontinenza, e cioè l'incapacità di frenare le proprie passioni e quindi l'incapacità di servirsi della ragione, offende meno Dio ed attira meno la sua ira?
Infatti per lui sono più certamente accettabili i peccati che sono originati dall'istinto, che non quelli originati dalla malizia e dalla ragione. Se quindi tu ricordi e ripensi bene a quest'analisi ed a questi principi e rammenti chi sono i peccatori puniti nei cerchi fuori dalla città di Dite, cioè praticamente gli incontinenti, allora capirai meglio perché essi sono stati ben divisi da questi malvagi che sono stipati nei più profondi cerchi infernali, e capirai altresì perché la divina giustizia colpisca quei peccatori con minore intensità di questi peccatori, poiché appunto quelli si sono in sostanza macchiati di peccati meno gravi. Oh, sole che illumini ogni vista dell'intelletto poco giusta, tu mi soddisfi talmente quando dissolvi i miei dubbi che anche il dubitare mi appare piacevole come il sapere. Allora ti prego, torna ancora un poco indietro con il tuo ragionamento, a quando appunto hai detto che l'usura offende particolarmente la bontà divina, e cerca se puoi di sciogliere il nodo di questo mio dubbio. La filosofia, per chi la comprende, spiega come, non in un solo luogo, ma in molte parti ed in molte opere, la natura scaturisca da Dio e dal suo modo di operare. Ora, se tu segui bene la fisica di Aristotele, troverai quasi subito che il vostro modo di operare segue quanto più la natura nello stesso modo in cui il discepolo segue il maestro, così che la vostra arte è in pratica almeno in parte di Dio, poiché è figlia della natura, che a sua volta è figlia di Dio. Quindi, se ben ti ricordi l'inizio della Genesi, dove si dice che l'uomo si guadagnerà il pane con il sudore della propria fronte, da queste due cose appunto, cioè dalla natura e dal proprio lavoro, la gente deve prendere i mezzi di sostentamento e quelli per migliorare le proprie condizioni. Siccome l'usuraio prende invece tutta un'altra strada, allora egli fa violenza alla natura in sé, fa violenza all'operare umano e all'arte, che è quasi figlia della natura in quanto la imita. Infatti l'usuraio pone la sua speranza non nel proprio onesto lavoro e nella propria opera, bensì soltanto nel frutto che il denaro e lo sfruttamento degli altri potranno procurare. Ma ora, piuttosto, seguimi, perché ormai questo momento è molto bello. Infatti, la costellazione dei pesci si è alzata all'orizzonte, e poiché il sole si trova ora nella costellazione dell'Ariete, significa che mancano circa 3 ore all'alba. Inoltre, l'orsa maggiore è nella direzione del vento di maestrale, che soffia verso nord-est, indicando appunto quella direzione. Segni che ci ribadiscono la prossimità dell'alba e la possibilità di superare la ripa di pietre franate, andando un po' più in là, verso sinistra.